pazienti più a rischio. È una soluzione stravagante e costosissima, ma molti scienziati ci stanno davvero pensando. Sentiamo Cinzia Di Ciani. Forse è nata su una pista da sci l'idea di salvare il Polo Nord usando cannoni sparaneve. Si tratterebbe di piazzare tutto intorno all'Artico in disfacimento decine di milioni di pompe eoliche galleggianti che durante l'inverno dovrebbero spruzzare acqua di mare sulla banchisa. L'obiettivo è far crescere di un metro l'anno lo spessore della coltre ghiacciata. Un nuovo progetto di geoingegneria che si aggiunge ai molti già proposti in passato per raffreddare il pianeta, creando ad esempio giganteschi ombrelli spaziali o coltri di nubi artificiali. Ma i numeri sono proibitivi. Per coprire 10 milioni di chilometri quadrati di estensione media della calotta ghiacciata servirebbero più di 100 milioni di turbine da 6 metri di diametro, capaci di sparare 27 tonnellate d'acqua all'ora. Ma per ognuna servirebbero tonnellate d'acciaio, in totale più della produzione annua degli Stati Uniti, e un investimento da 500 milioni di dollari. L'idea sembra folle, ma vista la gravità della situazione, nessuno si è messo a ridere per l'articolo apparso sulla rivista dell'American Geophysical Union, firmato dall'astrofisico Stephen Dash dell'Università dell'Arizona. Al Polo Nord le temperature sono salite di una ventina di gradi rispetto alla media dello scorso anno e si calcola che il ghiaccio marino estivo sparirà del tutto entro il 2030. Questo significa riduzione dell'albedo, cioè della capacità della coltre ghiacciata di riflettere la luce solare, che così sarà interamente assorbita dal mare e lo riscalderà ulteriormente. Si innescherà così un meccanismo globale disastroso che non sarà certo fermato da un esercito di mulini a vento, anche se d'acciaio.